Buon pomeriggio, benvenuti a tutti e grazie per la partecipazione. Vi invito a selezionare la modalità Speaker View in alto a destra per una migliore fruizione degli interventi con visualizzazione delle slide e del solo relatore mentre parla. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti e grazie per la partecipazione. Vi invito a selezionare. Durante ogni presentazione è possibile inviare domande attraverso la funzionalità Q&A che trovate sulla barra inferiore del vostro schermo. Il relatore avrà modo di leggere e rispondere al termine del proprio intervento. Inoltre, se avremo tempo, per alzata di mano, i partecipanti potranno prendere parola e fare domande a voce. È possibile utilizzare la chat per domande tecniche a cui risponderò. Adesso passiamo la parola al professor Francesco Pennacchio, presidente dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e della Società Italiana Entomologica Italiana. Grazie e buonasera a tutti. Grazie per essere presenti anche oggi in questa ultima giornata di incontri webinar. Il webinar di oggi è un'interessante fusione fra l'Assemblea Pubblica dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e l'Assemblea dei Soci della Società Entomologica Italiana, a testimonianza della fortissima integrazione che esiste fra queste due istituzioni nella promozione della cultura entomologica ad ogni livello. La giornata di oggi prevederà un intervento scientifico da parte dell'accademico onorario Angharad Gatehouse è professore all'Università di Newcastle, dove è un esperto, insegna Insect Molecular Biology and Biotechnology, un top leader, è uno dei primi a sviluppare le prime biotecnologie per il controllo degli insetti ed è da diversi anni, come vi dicevo, accademico onorario dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia. E Angharad ci presenterà un argomento di grande interesse che è un po' le nuove tecnologie della lotta biologica. Seguirà la commemorazione dell'accademico Augusto Vigna Taglianti e poi passeremo alla prima fase dell'Assemblea Generale dei Soci 6 con una relazione da parte di Alberto Ballerio. Bene, io voglio ringraziare tutti per la bellissima presenza che avete. È attiva presenza che avete mostrato in questi giorni, anche oggi, e comincerei senza indugi con la presentazione da parte della professoressa Gatehouse, che presenterà una discussione, una presentazione dal titolo Bio-Inspired Pest Control Technologies and New Frontier in Biological Control. Please, Angharad, if you can start sharing your screen so that we will see your presentation. And io suggerisco a tutti di selezionare la modalità Speaker View, così vedete solamente chi parla oltre alle slide della presentazione. Can you see it? Yes, we can see it, Angharad. Please, go Okay. ahead. So, first of all, thank you very much to Professor Pennacchio for inviting me to give a presentation this afternoon. I wish I was in Italy. It's pouring with rain here and it's very, very cold. So, this afternoon I'm going to talk about bio-inspired pest control technologies. So, rather than using the organisms themselves, the objectives of this work is to actually try and isolate the active molecules and to use them. And I'm sure you will forgive me because I'm going to focus primarily on work that's been done in Italy and in the UK. So it will be quite a nepotistic presentation. Oh, how do I advance the slides? Okay, you have your you're too narrow below your screen in the left corner. Ah, okay, right.
Perfect, thank you. So before I start, I just want to put the work and the rationale into some sort of context. So here we see the driver, and that's to produce enough food to feed an increased population of 2.3 billion by about 2050. So we have to increase food productivity by some 70%. What we can see here are the parts of the globe which are currently undernourished. So we have a huge challenge on our hands. And as you can see, Eastern Asia, Southern Asia, and Sub-Saharan Africa are the major regions where food supply is critical. The United Nations identified 17 different sustainability goals, and goal 2 was zero hunger. So, what are the pillars of global food security? There are 4 of them: availability, access, utilization, and stability. So if we want to achieve this sustainability goal, a good starting place is to actually look to see where we're losing our crops and then how we can address it. So I'm sure some of you will have seen this particular slide before, but as you can see, 40% of our crops at least are lost just to biotic stress. This is not including abiotic stress. And of those, 20% loss is directly attributable to insect attack. So if we can address that small bottleneck, we'll have a huge impact on progress towards food security. Plant protection is not new. It has been going on for thousands of years. So in this slide here is an example of ancient Egypt where they're using whips to kill plagues of locusts. Well, the science and the technology has progressed. Biological control forms an important component of crop protection, as indeed do the use of synthetic chemicals. But now I think we're entering a new era and moving towards biotechnological advances and using biologically derived molecules. And this is going to be the focus of my talk. However, we must remember that still the major part of crop protection is via the use of synthetic pesticides. So I view this very much as part of the solution, but also part of the problem. Now, because of drives from consumers, there is a switch in emphasis, and some of the predictions are that by 2060, there'll be greater use and greater production of biopesticides rather than synthetic pesticides. In other words, the biopesticides will begin to dominate the landscape. Well, whether this is a wish or a reality, I probably won't be around to answer that question. But if we're going to focus on biopesticides, then we have to have good repertoire of molecules to use. Now we know the interaction between molecules, between organisms and the environment is a very dynamic one. And therefore, if we understand organismal interactions, we might be able to exploit this for future biopesticide development. So
Not being someone who's particularly familiar with biological control, what I understand is there are three major types of biocontrol agents for control of insect pests. These are pathogens. Examples include Bacillus thuringiensis and Bovaria, which is a fungi. Parasitoids, such as Toxoneuron nigriceps, and predators such as spiders, ladybirds. And what I want to do is to give an example from the one from each of these three groups. And in fact, those are the ones I have put on the top. But biological control of insects has a long history. And the first documented case of its use was by the botanist Ji Han in China some 1800 years ago. So it's nothing new that we are doing. So my first example I want to focus on are the use of microorganisms and then how this has inspired a generation of molecules that are being used for crop protection. So I'm sure you're all very familiar with Bacillus thuringiensis. It is an insect pathogen isolated by Japanese scientists at the turn of the 20th century, so about 1900. And they became interested in it because it was killing silkworm populations. And this was due to the presence of crystal proteins in the spores of the bacterium. This technology was then adopted as a biopesticide 100 years ago in 1920. And it is still used commercially today in various formulations. And this is an example, Dipel for control of Lepidoptera, and Foil is the Coleopterin counterpart. So it's been a very successful technology, although quite a basic one. But if we're going to exploit these organisms, we have to understand the modes of action of the active molecules. And I'm going to be very brief here because most of you will be more than familiar with the mode of action of crytoxins. But in brief, the crystal proteins become solubilized in the insect gut. They are proteolytically cleaved to form the active toxin, which binds to the mid-gut epithelial receptors. And following the binding, you get a punching in the epithelial membrane. So you get pores and leakage of bacterial toxins from the gut into the haemocoel and also an interference of nutrient absorption. So the gene encoding that delta endotoxin some 25, 30 years ago was remodified and expressed in plants. Because it's a bacterial gene, it had to go through extensive modification. The promoters and the terminators had to be substituted with plant-derived ones. And instead of using the protoxin coding sequence, they used just the toxin coding sequence. So this technology has been very successful. It was first commercialized in 1996, and crops which express BT toxins either in stacks with herbicide tolerance or on their own now occupy over 100 million hectares globally. So a very successful example of exploiting just the molecules from a biological control agent.
So now I want to move forward to other examples where the technologies are still in development. So the next example I'm going to talk about are those molecules from parasitic wasps. And then later I'll talk about some molecules from predators. So the wasps, we're going to talk about those that target immunity, and the predators, those molecules that target the central nervous system. So this work, I'm sure some of you will recognize, is from Professor Panacchio's lab. So I hope I will convey the message correctly here. So when parasitoids parasitize their hosts, they inject in the venom a series of virulence factors. And so for this endoparasitoid to be able to survive, it depends very much on its ability to evade the host immune system. Because as you can imagine, there is an arms race between the parasitoid and the caterpillar in this instance. So the first example I'm going to talk about are use of ANK1, which is a virulence factor. And this work has been published in a publication, which is here, which I'll leave the slides with you so that you can access them. And in this interaction of the parasitoid with its host, the bracovirus is essential for the parasitoid survival, because the parasitoid is relying on a virulence factor, which is in fact encoded by a polyDNA virus, in other words, the bracovirus. So the particular virulence factor being investigated here is a member of the viral ankyrin protein family. And this protein causes host immunosuppression. In other words, it suppresses the immune system of the caterpillar. So the gene encoding this ANK1 protein has been expressed in tobacco plants. And this is the effect on larval weight of Helianthus virescens feeding on these transgenic plants. So this is the control, and these are different transformation events. And as you can see, it has a significant deleterious effect on weight and similarly on survival, represented by these dashed lines on the different transformation events. And by doing immunological histochemical staining, we know that in fact this protein, the ANK1 protein, affects the caterpillars by accumulating on the epithelial surface of the midgut. And this prevents absorption of nutrients from the gut into the haemocoel. And so the whole process is just summed up on the slide here. So essentially, you get interference with nutrient absorption. The second strategy being used by the Panacchio lab is actually conceptually quite different, because it involves silencing of a gene that is involved in part of the caterpillar's armory. So it's to reduce the immunocompetence of the caterpillar by silencing this gene 102. And this gene encodes a protein that is involved in encapsulating virulence factors from the parasitoid. So
if you can again interfere with that immunocompetency, you can increase the susceptibility of the host to other pathogens. And they've done this using a technology called RNA interference, which I don't have time to go into, but it essentially causes gene silencing through destruction of the messenger RNA. So double-stranded RNA designed to target that gene, and this is in the insect Spodoptera literalis, was produced both recombinantly in bacteria and synthetically in the lab, and fed to larvae of Spodoptera with and without BT. So here, this is the control double-stranded RNA, and you can see you get no knockdown. And this is because insects do not have green fluorescence protein, so perfect control. But if you look here and here, you get almost complete knockout of expression of that gene. So if we then go on to have a look at the effects on survival and weight, you can see the control double-stranded RNA without and with BT has very little effect on survival of Spodoptera and indeed on weight gain. And I think if we just look at this section here, this is the effect of feeding the insects double-stranded RNA targeting this particular immune gene. So again, no effect. But when you add BT to the diet, you get highly significant synergistic effects of the BT, which is this is the effect of the BT only, and this is knocking the gene down. So this is a very elegant study because it shows that if you compromise the immune system of the host insect, which is our target pest, the efficacy of other biocontrol agents are significantly enhanced. And I will encourage you to read this very elegant publication in PNAS carried out by the group. So I know I'm going quite fast, but I'm trying to cover quite a lot. So now we're going to talk about bio-inspired pest control strategies from predators, where we're targeting the central nervous system. And the first effects of that is paralysis. So when spiders catch their host insects, they envenomate them and so paralyze them. On one hand, this technology is very old indeed, because some 5,000 years ago, the Egyptians used chrysanthemum leaves, flowers, to as forms of control, pest control. They just ground up the plants and put it on the crops they wanted to protect. And the chrysanthemums produce pyrethrins, which target voltage-gated ion channels, in particular the sodium ones. And this is where pyrethroid technology was developed from. So this synthetic pesticide was actually bio-inspired from these particular plants. Now, spiders also can target these same targets, the iron voltage gated channels. And I'm going to talk very briefly about those that target the calcium voltage gated iron channels. So the funnel web spider produces toxins that bind to these calcium iron channels. So we made a synthetic gene because we have to deliver that protein, the atracotoxin, to the site of action, which indeed is the
central nervous system. So we use snowdrop lectin in this case as the carrier molecule, and we express this engineered gene construct in a fungal system, Pichia pastoris. And here we can see the fusion protein. We label the fusion protein with fluorescence labeling and showed that indeed, when delivered orally, this molecule, this atracotoxin, was delivered to the site of action, which is the central nervous system. Subsequently, this bio-inspired biopesticide, if you like, has been shown to be toxic as a spray formulation when sprayed onto tomato plants. So that is our control, that is the protected plant. This was carried out by Isagro. It was shown by colleagues in Durham to be toxic when expressed in plants to Lepidoptera, and we expressed it in plants and shown that it was toxic to aphids. However, before you can commercialize any of these new strategies, biosafety is paramount. And one of the requirements is that it has no toxicity, or these molecules have no toxicity towards bees. So they're part of the biosafety testing system. Now we know that this fusion protein, which is a trachotoxin linked to a carrier molecule, is taken up systemically. So it's internalized within the bee. So this is the fusion protein in the hemolymph, showing it crosses the gut-blood barrier, and indeed is present in the adult bee brain. So it crosses the blood-brain barrier. So this may be a cause for concern, because it's certainly been delivered to the brain of the bee. In larvae, it's different. This is the fusion protein, and you can see in the larval gut, it is degraded. And this is reflected in the fact that there is no toxicity in bee larvae. I guess fortunately for us, when we tested it against adult bees, there were no deleterious effects. So panel A are the results of acute contact tests. So the blue line is the fusion protein. So this is the spider atracotoxin. Panel B represents acute oral toxicity. So very little, and this is compared with a permissible pesticide. Panel C is chronic consumption. So again, the blue line is showing that it is not chronic. Panel C is when it's injected, so no effects when injected. And panel D shows that there are no chronic effects. Because calcium voltage gated ion channels play an important role in learning and memory, certainly in mammals, we thought it important to test the effects against B. So we used proboscis expansion studies to test the effects. In this graph, we compared the effect of a neonicotinoid, which you can see was significantly toxic in terms of impacting on this proboscis extension study. And here, the red line again was significantly toxic
And this is a chemical that actually binds to these calcium voltage gated ion channels. However, the fusion protein, which is represented in purple here, had no effect on learning and memory as determined by this particular assay. So, isolating molecules from spiders as potential biopesticide, rather than just using the spiders as biocontrol agents themselves, looks to be a very promising strategy. However, we're not throwing out BCAs and saying we have to replace them with the molecules they produce, because actually there are examples where you can use these bio-inspired molecules together with biological control agents, as indeed the Panacchio group did with the example I showed you earlier. So this particular example, we have targeted the same target as the atracotoxin, which is the calcium, well, no, sorry, it's a potassium voltage gated ion channels, but it's very similar targets using RNA interference technology. And we determine the LC50s using double-stranded RNA, targeting these voltage-gated ion channels. And then we had a look to see its potentiating effects on Bavaria as a biocontrol agent. So this is tribolium, which is being in the process of being killed by Bavaria. When you combine those two technologies, in other words, the RNA interference technology using double-stranded RNA targeting the voltage-gated ion channel with the classic biocontrol agent, these are the results of the biocontrol agent, this is where you have stacked those two technologies, in other words, the older technology with the new. And as you can see, we get significantly enhanced control of the insect. So I hope I've convinced you from the examples that I have given that we can use both the biological control agents themselves plus some of the molecules they produce to really enhance the efficacy of biocontrol. Now, the last example I want to present is some very recent work from Professor Rao's lab, also in Naples. But in the work from her lab, she has been bio-inspired by the plants themselves rather than the classic biocontrol agents. Now we know that some plants, particularly the Solanaceae, have a very good response to wounding. So you get a whole signaling cascade switched on in these plants when they are wounded by insects, resulting in the production of defense molecules. And one of the vital components of this pathway is cysteamine, which is an octapeptide hormone. In fact, I think it was the first hormone in plants to be described. So when the plant is wounded, you get this signaling cascade, which is mediated via cysteamine. So Rosa has and her group have looked at the effects of cysteamine on controlling Spodoptera when
delivered to tomato plants either hydroponically or when sprayed onto leaves. So very much as a biopesticide. So it's exploiting endogenous defense systems. So if you look in these two panels here, you can see systemin at picomole levels, so just trace amounts, has a very significant effect on larval weight and on survival. If we look at these panels here, because I always think pictures are a very nice way of illustrating the data, these are the control spidopteras, and here are examples of the insects treated with the systemin. So you can see very profound effects on insect development and survival. So systemin represents another class of these new biocontrol molecules that the scientific community is trying to develop. So I'd like to end my talk because I've probably almost up to time. Nobody's telling me that I'm running out of time. But as a caution, with every new class of insect control compound and every novel technology that we develop, we have to consider that the pests we are targeting may well evolve resistance. So you have to consider evolution of insect resistance. And it's only by really understanding the modes, the molecular mechanisms involved in these interactions, in other words, how the bio-inspired molecule impacts the targeted pest, and indeed how that targeted pest may or is not able to respond, will we be able to develop effective resistance management strategies. So understanding the modes of action, and of course, for commercialization and uptake of the technology, we have to show that the non-target effects are very low or minimal, and at least are significantly less than current technologies. So I'd like to finish my presentation here and invite questions that you may have. Thank you. Thank you, Angarad, for your very nice presentation. And you can have a few questions listed in the Q&A session, which is available at the bottom of your screen on the right. You can read it. Q&A, yeah. Yes, yeah. Well, there is... So did question. I use all my time, or did I run over? No, a little bit over, but it's not a big issue. We can have a little bit of time for questions at this time. Please okay. Go ahead and read it and see what is written. Oh, I might have changed my... Do you want me to read it for you? Yes, how can we avoid the virus problem? I think Professor Panacchio is better at answering that. It's a very real problem. Now, on one level, many viruses are transmitted by insects. So if you can control the vector, you have a good chance of controlling the virus. But actually how you control the virus per se, it's not an area that I'm competent to talk about. Okay, well, it depends what kind of virus the person was asking for, but that's quite not so well defined. But anyway, so there are, is there any other question coming from the audience? Is any
And I got something which says chat. I don't know what chat means. No, chat is something internally used by the panelists to run. Oh, right, okay. It's not for questions. There is a question actually from Sergio Angeli. Okay, please, Sergio, you can go ahead and make your question, Marina. Okay, the question of Sergio by Sergio Angeli is in the chat. Is you can read there, or Emilio Guerrieri has raised the hand. I can't hear. Well, the question from Sergio Angeli that was not in the question and answer session is, thank you, is the system taken in by the tomato root? Yes. Yes, it is. And I think, and given that tomato plants commercially in Europe are predominantly grown in hydroponic culture, I think this is a very promising strategy of delivering the systemin via the nutrient solution, via the hydroponic solution. Oh, thank you. And you say the Emilio Guerrieri has raised his hand to ask a question? Yeah. Emilio, go ahead. You hear me? Yes. Okay. Thank you very much, Angara. It's been a very nice and clean presentation. One of the best option to use these very nice, very intriguing techniques is to increase the potential of biological control. Probably we don't need new tools to control insects. Probably improving those we have already available is a winning strategy, also considering all the side effects of chemical pesticides. So I was particularly impressed by the combination of these new technologies with biocontrol agent, for example, with insect pathogens that actually are probably underused in the pest control. Do you envisage that this particular specific field of investigation will receive more attention in respect to create new tools for the control of pests in agriculture? Well, I'm going to say I hope so, but actually I think it will, because there's a great drive by society to move away from damaging effects of some of the synthetic chemistries. You know, we have to be careful not to rubbish the synthetic chemistries, because they are what has fed the world, particularly since World War II. But I think if we go back to nature and see how nature is trying to solve its own problems, I know we have an anthropomorphic view on it because we want to actually exploit nature. But I think a lot of the answers to our problems are there. And I think we have to develop any of these technologies with great sensitivity. And at the end of the day, it's going to be the consumers that will drive a technology, because if they don't accept it, then the technology doesn't develop. So I think in answer to your question, there are so many opportunities for us that exist in nature. We have identified some, but there's a lot more to identify. But I don't think we should just be content with the ones we've got, because insects are always, well, they're very cleverer insects, actually. And I think all we can expect to do is to stay one step ahead, or try and stay one step ahead of them. I used to be very cynical and say, well, it will keep me in a job forever. And it's, well, as you can see from the color of my hair, which unfortunately hasn't been cut because of the lockdown, I'm towards the end of my career, and it's certainly maintained and provided me with a fascinating career. So yes, there's
there's huge potential that we've just got to unlock and use, I think. Thank you very much indeed. Thank you, Angaret. There are a few other questions actually that maybe you can answer by typing your answer, because if you go on the question on the Q&A session, while we will continue, you can even type your answer and try to address those questions, because we are a bit late and it's better if we move and continue with our program. So thank you once more for accepting this invitation at the very last minute. And it was a real pleasure for us to have you as an invited speaker on the occasion of this public assembly of the Academy. Thank you very much, Angaret. Thank you, it's been a pleasure. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Well, now, adesso continuiamo con la commemorazione dell'accademico Augusto Vigna Taglianti, che verrà presentata da Marco Bologna. Io chiedo a Marco di... Sì, sto cercando di condividere lo... Esattamente, condividi lo schermo con la presentazione e poi puoi partire. Non so perché non... Eccolo, lo vedete? Un attimo, starà per arrivare sicuramente. Sì, perfetto, vai in modalità di presentazione e comincia pure la tua presentazione. Prego. Perfetto, allora io mi spiace, ho preparata per circa mezz'ora, taglierò un pochino, ma mi direte voi. Prima di tutto lasciatemi salutare la famiglia Vigna Taglianti, ho visto Michela e Giuliana che sono presenti, li saluto a nome di tutti noi quattro autori di questa commemorazione. E giusto un anno fa, all'incirca, la sera del 7 giugno 2019, pochi giorni prima di compiere 76 anni, è mancato a Roma Augusto Vigna Taglianti, già professore di entomologia alla Sapienza Università di Roma, membro ordinario dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e dell'Accademia delle Scienze, detta dei 40, già presidente della Società Entomologica Italiana e dell'Associazione Romana di Entomologia, già presidente del Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia. Per noi quattro che scriviamo questo ricordo, tuttavia, Augusto è stato in primo luogo il maestro della nostra formazione naturalistica e soprattutto un amico. Per questo motivo questo nostro scritto vuole essere una rievocazione della vita di un uomo e di studioso, vista attraverso le continue interazioni che abbiamo avuto con lui negli ultimi 50 anni, che, oltre all'entomologia e alle scienze naturali, hanno riguardato la cultura della regione alpina, la politica, le varie esperienze derivanti dalle esplorazioni di numerose aree del mondo. Nel testo scritto, che poi manderemo in pubblicazione per gli atti dell'Accademia, ci sarà la lista di tutti i lavori, dei taxa descritti e dei taxi a lui dedicati. Augusto Vigna Taglianti nasce il 25 giugno 1943 a Borgo San Dalmazzo, cittadina in cui resterà a vivere fino al trasferimento della famiglia a Roma nel 1960, dove il padre era andato a lavorare in uno studio notarile. Svolge gli studi al liceo classico, prima a Cuneo e poi a Roma, dove ottiene la maturità nel 61. Nel periodo giovanile ha rapporti con un importante abbalsamatore di Borgo San Dalmazzo, della storica famiglia Giuliano, che lo introduce alla tassidermia, a cui si applicherà con passione. Sin da ragazzo ha un intenso legame con la montagna e anche dopo il trasferimento a Roma passa lunghi periodi di residenza in paesi molto poveri della Valstura come Ferriere, che amava tantissimo, a 1900 metri di quota, aiutando i contadini e i pastori nei loro lavori quotidiani. A Roma si iscrive all'Università La Sapienza, dove si laurea in Scienze Naturali nel 1966 con il massimo dei voti e la lode. Qui lo vedete in una mitica foto con Roberto Targano, quando giovanissimi andavano al Colle del Bretolè in Svizzera a campionare ditteri. Discutendo qui una tesi su sistematica, zoologia ed ecologia del genere Nifargus, crostacea anfipoda, relatore la professoressa Emilia Stella. Durante il periodo universitario conosce Giuliana Gardano, che sposerà nel 1968, entrambi borsisti universitari, e lei all'Istituto di Botanica e lui a quello di Zoologia. Giuliana, moglie amata ed ammirata per tutta la vita, sarà per lui un costante sostegno morale in tante occasioni. In quel periodo, fra 70 e 71, già assistente universitario, qui lo vediamo alla festa del professor Pasquini, e ancora dopo lo vediamo in quegli anni alla, a un'accademia dei fisiocritici con Achille Casale, mentre la moglie era in attesa di Michela, cui poi seguirà Pietro, svolge anche il servizio militare di leva come studente di complemento in Sardegna, a Cagliari, poi anche a Savona, in un reparto di autotrasporto, in cui
amava guidare lui stesso i camion e gli altri automezzi, portando i suoi soldati alle esercitazioni. Svolge tutta la carriera universitaria presso la Sapienza a Roma, dal 66 al 2013, quando andrà in pensione. Agli inizi più volte borsista dell'Ateneo Romano e del Ministero della Pubblica Istruzione, poi assistente volontario, assistente universitario di ruolo sulla cattedra di zoologia. Questa è una foto storica dell'inaugurazione nel 72 del Dipartimento dell'Istituto, allora. Poi professore incaricato di zoologia dei vertebrati e entomologia dal 72 all'82, professore associato dall'82, vince la cattedra di entomologia, diventa professore statinario nell'87 e successivamente ordinario nel 90. Dall'88 al 91, sempre alla Sapienza, anche titolare dell'insegnamento di corso di zoogeografia. Sin dal periodo liceale a Borgo San Dalmazio e a Cuneo, anche una formazione da rocciatore, diviene poi istruttore del Club Alpino Italiano, praticando alpinismo nelle Alpi Marittime e Cozzi e poi negli Appennini centrali. Cesserà questa sua attività sportiva ed esplorativa solo dopo un grave incidente sul Gran Sasso d'Italia. Sempre dal periodo giovanile, sin dal 58, è attivo nel gruppo speleologico Alpi Marittime, esplorando cavità del massiccio del Marguerese e lenti carbonatiche del Basso Piemonte. Poi, dopo il trasferimento a Roma, anche nel circolo speleologico romano. Qui lo vediamo in un corso nel 76 del circolo speleologico e della società Avanti. Ancora qui vediamo una spedizione organizzata in Turchia, di cui vediamo due dettagli. Una spedizione, qui vedete Paolo Brignoli qui con Valerio Sbordoni, e ancora sulla barca che li porta nella grotta sull'isola con Valerio Brignoli. Dicevo, il circolo speleologico romano, che frequenterà come altri giovani assistenti dell'allora istituto di zoologia, che si occuperanno di fauna cavernicola, chi di ragni, chi di coleotteri, partecipando a esplorazioni delle zone carsiche nell'Italia appenninica, in Sardegna, ma in tante altre zone dell'Italia, Alpi Liguri, Sicilia, Carnia, Pirenei, e anche all'estero, appunto in Turchia, nel Ponto e nel Tauro, ma anche in Grecia, e ancora più avanti in Cina, in Etiopia, in Canarie ed Ecuador. E missioni a cui alcuni di noi da giovani hanno partecipato. Nella sua giovinezza Augusto è stato fortemente influenzato e legato alle vicende che nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale hanno interessato il cuneese. Con la nascita della prima formazione partigiana italiana di Duccio Galimberti e Dante Livio Bianco, che qui vedete in queste foto, e la lotta di liberazione nelle valli cunesi. Conosce perfettamente tutti i luoghi delle prime azioni partigiane, vive con passione la storia delle prime bande nella Valstura, Gesso, Vermenagna e Maira. Durante le nostre esplorazioni, mi ricordo nell'Alta Valtanera, nelle valli imperiesi, siamo stati più volte in luoghi o in grotte dove erano stati bande partigiane, c'erano stati degli scontri, e mi ricordo quanto, quando tornavamo in queste valli, eravamo sempre ci emozionava questa cosa. In queste valli tornerà anche più tardi, acquistando e ristrutturando con grande amore una casa a Sambuca, un piccolo centro in terra occitana, dove passerà l'estate e i periodi festivi, diventando amico di tutti e apprezzato animatore della vita culturale della valle. Proprio la cultura occitana lo ha fortemente coinvolto durante tutta la vita. Lui è nato nella Bassa, come diciamo noi piemontesi, ma quindi all'imboccatura e alla confluenza di tre valli occitane. La frequentazione di questi luoghi sin da piccolo e la residenza per lunghi periodi in Valstura lo avevano fatto ancor più avvicinare a questa cultura alpina, fino a farsene adottare. Parlava correttamente l'occitano, oltre il piemontese, ballava le ritmate curente e i ballet, Giuliano lo sa bene, e conosceva tutti gli aspetti della storia della cultura pastorale e contadina. E il caso ha voluto che due di noi che scriviamo, noi quattro che scriviamo questa memoria, siano originari proprio delle valli occitane. La qualcosa lui e noi rimarcavamo spesso, e parlavamo spesso di questa cultura. Sin dagli anni 60 del secolo scorso, Augusto inizia a interessarsi all'entomologia in modo molto approfondito, anche se mantiene un interesse zoologico generale, conoscendo bene tanti altri gruppi animali. In generale la sua è veramente un'ampia cultura naturalistica che trasmetterà a tutti noi, anche a quelli già appassionati di questi temi prima di conoscerlo. Aveva un modo personale, indiretto, noi diciamo, di formarci, di ci dava informazioni su tutto e ci mostrava tutto in forma quasi distaccata e disarmante, quanto fosse ampia la sua conoscenza sulla natura. In questo modo ci stimolava a conoscere ambienti, animali e piante attraverso lo studio, ma soprattutto con l'esperienza diretta sul campo. Qui ci vedete giovani virgulti in Turchia mentre spelliamo un tasso, ad esempio qui con Zapparavoli. Come detto, durante gli studi universitari
svolge la sua tesi di laurea sul genere Nifargus, un genere che include molti elementi specializzati alla vita sotterranea. In questo periodo è essenziale per la sua formazione il rapporto con Sandro Ruffo, direttore del Museo di Storia Naturale di Verona, anfipodologo di fama internazionale, coleotterologo, biospeleologo e soprattutto biogeografo e promotore di ricerche faunistiche della regione appenninica. Il contributo di Ruffo è essenziale nella formazione di Augusto, che orienterà la sua attività di ricerca in tutti quei campi, e questo indirizzo scientifico sarà di fatto trasmesso in modo molto profondo a tutti noi. Oltre allo studio dei Nifargus e della fauna cavernicola, come avremo modo di tornare nelle righe seguenti, Augusto indirizza le sue indagini anche sulla tassonomia dei coleotteri carabidi, famiglia ricchissima di specie di cui diverrà uno specialista di livello internazionale, e dell'ordine dei Deumatera. Qui vediamo una labidura, per esempio, a cui dedicherà parecchie ricerche, fermandosi anche in questo settore. Lo studio di questi tre gruppi di artropodi proseguirà per tutta la vita, anche se i carabidi rappresenteranno sempre il focus principale della sua attività scientifica. Nell'allora Istituto di Zoologia della Sapienza cresce come zoologo insieme ad altri colleghi assistenti, che si rivolgono anche loro a ricerche naturalistiche piuttosto che seguire le orme dell'indagine embriologica, allora prioritaria in quella sede. Roberto Argano, compianto Paolo Brigni, Olivezio Cottarelli, Valerio Sbordoni e poi tanti altri, ne ricordo alcuni, solo la nostra Marina Cobolli, Elvira De Matteis, Carlo Uzzeri, Giuseppe Carpanetti e quant'altro. Sotto il coordinamento dell'allora professor Consiglio, allora e la supervisione anche del professor Pasquini, nasceva quindi questo gruppo faunistico dell'istituto che si affiancherà ad altri gruppi di ricerca. Questo vivacissimo consesso di giovani tassonomi biogeografi fu impegnato sin da subito in un progetto di studio della fauna delle isole ponziane, che una vera e propria palestra diventerà per tutti. Da questo gruppo di alcuni di noi ancora studenti aveva avuto l'onore di far parte, diventerà un'importante scuola zoologica romana di tassonomia, sistematica, biogeografia e faunistica. E da qui nascerà un gruppo veramente cospicuo di zoologi italiani ancora attivi in tanti campi, anche su vari gruppi animali. Un altro campo di interesse scientifico e di impegno sociale di Augusto è stato quello della conservazione della natura. Già dalla metà degli anni 70, anche per il suo impegno politico, oltre a collaborare formalmente con Legambiente, mantenendo ottimi rapporti con il WWF, sarà impegnato alla definizione nel 1977 della legge della Regione Lazio per l'istituzione delle aree protette. Nel 79 sarà incaricato dalla Regione Liguria per indagini zoologiche finalizzate alla stesura del piano del Parco delle Alpi Imperiesi, in cui io fui coinvolto appena laureato. Voglio dire questa cosa perché in quell'occasione, anziché fare un impegno professionale e basta, per Augusto significò un momento di formazione per i suoi giovani allievi dell'allora Dipartimento di Biologia Animale, per svolgere insieme ricerche intense su insetti, chilopodi, isopodi nelle Alpi Ligure, attraverso un piano di campionamenti mirati alle interpretazioni delle zoocenosi dei principali ecosistemi del parco. Il tutto in un clima, qui ci vedete in alcune foto anche scherzose, qui al Passo Moratone c'è Maurizio Biondi, si vede Claudio Manicazzi, Roberto Argano e quest'altro e queste un po' scherzose immagini e soprattutto vivaci cene a casa di una mia, a Viozzene, in Valtanaro, in altre zone dell'Imperiese e del Cuneese. Augusto aveva sempre questa frase, mi ricordo, vuoi che non ci sia una bettola, quando eravamo spaesati noi giovani affamatissimi e rischiavamo di saltare pranzo e cena andando sempre a raccogliere sul campo. Il suo impegno per la conoscenza della biodiversità applicata alla conservazione continuerà tra l'altro con il sostegno e la supervisione scientifica alle indagini che noi, quattro insieme ad altri, Fabiola Valdari, Carlo Belfiori, Claudio Manicasti, Stefano Taiti, abbiamo svolto il nostro periodo di ricerche nell'Abruzzo Teramano, qui ci vedete in due foto appunto in quella zona, ma anche in tanti anni di collaborazione con tanti parchi nazionali, penso al Parco Nazionale d'Abruzzo, al Parco del Mercantour, o attraverso progetti di ricerca come quelli finalizzati dal CNR che ci portarono in Sicilia per tante campagne di ricerca e in altre zone europee che ora per brevità non ricordo. Vale la pena ricordare che Augusto fece parte della Commissione Tecnico-Scientifica della Fauna del Ministero dell'Ambiente, del Consiglio del Parco Nazionale del Cerce e di quello del Parco d'Abruzzo per tanti anni. Qui lo vedete appunto nel Parco d'Abruzzo e in tante altre situazioni in aree protette di tante aree italiane. Nel 2006 venne nominato esperto associé del Comité Scientifique du Parc National del Mercantour nelle Alpi Marittime francesi.
La passione naturalistica e l'impegno sul campo di Augusto emergono con forza anche dal numero di specie e sottospecie a lui dedicate. Tantissimi sono gli epiteti vignai, vigna taglianti, assegnati a tante specie di tanti gruppi di animali, non solo artropodi, ma anche, ad esempio, pesci, sanguisughe. A noi, dopo, chi vorrà vedere nel testo, ci saranno circa 70 specie e sottospecie a lui dedicate. La militanza politica e l'impegno sociale sono stati un altro elemento molto importante nella vita di Augusto, soprattutto negli anni 70-90 del secolo scorso. Attraverso una stretta collaborazione con la direzione nazionale e regionale del Partito Comunista Italiano, relativo soprattutto agli aspetti ambientali. Diverrà responsabile regionale per l'ambiente del partito e nel solco di questo impegno sarà candidato alle elezioni regionali del Lazio l'80. Ma anche a livello dell'organizzazione universitaria si impegnò molto, in collaborazione con Giovanni Berlinguer, che era un docente della Sapienza, e Antonio Ruberti, che fu anche rettore della Sapienza. In questi durissimi anni che hanno sconvolto il nostro paese e in cui alcuni di noi eravamo magari su posizioni più estreme alle sue, devo dire, Augusto non si è mai nascosto alla discussione su temi politici e sociali, né ha abbandonato l'impegno politico di base, partecipando alle iniziative organizzate nel suo quartiere a Roma. Durante i tanti anni di insegnamento di zoologia dei vertebrati e poi di entomologia, si è notevolmente impegnato come relatore in tesi sperimentali, firmandone circa 300. Nel campo della zoologia dei vertebrati aveva seguito per esempio dei lavori sull'orso bruno marsicano, per allora veramente, come dire, i primi che si svolgevano. Ha pubblicato anche, appunto, poi lo vedremo, curatore anche di un volume di mammiferi della fauna d'Italia, ma in entomologia tantissime tesi su carabidi, dermatteri. La sua produzione scientifica, poi cercheremo un attimo di dettagliarla sommariamente. Come didatta, la sua malcelata timidezza gli creava una certa difficoltà di approccio con gli studenti in aula, mentre in laboratorio sul campo Augusto era estremamente coinvolgente e cercava sempre di far uscire il meglio da ogni studente. Questo stimolo indiretto, ancorché continuo, forse qualcuno poteva avere una forma di distacco. In realtà tendeva a promuovere una sana e non competitiva corsa alla conoscenza ed una spinta ad incuriosirsi, ad approfondire, a cercare di sapere sempre di più. Augusto ci teneva orgogliosamente a definire noi, i suoi allievi, come un maestro d'arte con i ragazzi di bottega. E noi ci sentiamo ancora così, nonostante tutti abbiamo poi percorso in modo assolutamente autonomo strade diverse dopo la fase iniziale. Il procedere delle nostre carriere accademiche l'ho sempre reso intimamente orgoglioso ed ha sempre partecipato con affetto ai momenti importanti della nostra vita, non solo accademica, ma anche personale. Feste di matrimonio, feste di ordinariato. Eccoci qui, appunto, qui c'è mia figlia piccolissima con il suo amato cane Chan e Giuliana a Sambuco. In questa logica di autonomia e di ricerca, Augusto non ha mai stimolato una collaborazione diretta con nessuno di noi, in alcuni casi quasi contrastando le nostre proposte di svolgere indagini insieme su qualche tema di ricerca. Non gli interessava produrre pubblicazioni, diceva, con tanti nomi, ma voleva formare dei tassonomi biogeografi specialisti di diversi gruppi animali che autonomamente sviluppassero le linee di ricerca. E così è stato. Al contempo, però, noi ricordiamo con piacere i due anni in cui ci vedevamo, noi e altri suoi allievi del gruppo della Sapienza, ci vedevamo, mi ricordo, il giovedì pomeriggio nel suo studio e discutevamo su un progetto sui corotipi della regione paleartica occidentale, mettendo a confronto le nostre esperienze. Qui ci vedete ancora in altre foto in casa, no, con amici, prego. E ecco, vedete questi due lavori pubblicati su Biogeografia, la rivista della Società Italiana di Biogeografia, in cui veramente metabolizziamo delle esperienze precedenti di Gridelli, La Greca, Baccetti, Ruffo, per cercare appunto una sintesi, e pubblicammo questi due lavori nel 92 e nel 99 su un giornale che non aveva il mitico impact factor, notate bene allora. Da questo punto di vista, infatti, Augusto non ha mai saputo né voluto adeguarsi al nuovo modo di sviluppare e pubblicare le ricerche scientifiche che stava irradiandosi anche negli Atenei italiani, in cui si iniziava ad andare sempre alla ricerca del periodico più prestigioso e più letto. Questo forse è stato un suo limite accademico, potremmo dire oggi, ma derivava dalla volontà di cercare di mantenere i contenuti con estrema cura, rigorosamente documentati, originali, mai ripetitivi, piuttosto che cercare risultati più numerosi e premianti in termini bibliometrici. E questo, ad esempio, ecco, questi due lavori hanno ricevuto alcune centinaia di citazioni, pur essendo appunto
pubblicati su una rivista che allora era nazionale. In questa stessa prospettiva, anche la riforma dell'università negli ultimi anni e il cambiamento nel mondo della vita accademica degli Atenei sono stati per Augusto sofferti. In particolare le accresciute dimensioni dei dipartimenti rispetto ai vecchi istituti, l'estrema competizione della ricerca lo hanno un poco stressato e progressivamente allontanato da un nuovo sistema che da un lato rifiutava, ma da cui non voleva staccarsi. Ciò gli ha provocato anche negli ultimi anni una forte tensione emotiva e un progressivo distacco che si sono accentuati col suo collocamento a riposo all'età di 70 anni. Al momento in cui si è sentito quasi escluso da quel mondo a cui aveva dato tantissimo come docente e ricercatore ed in cui quasi certamente faceva sempre più fatica a riconoscersi. Voglio sintetizzare la sua attività in alcuni punti, anche senza entrare nel dettaglio. Incarichi universitari, ne ha avuti tantissimi, nella facoltà di scienze della Sapienza, qui lo vedete il vecchio istituto in cui è cresciuto, il decennale del Dipartimento di Biologia Animale, e ancora la festa degli 80 anni del professor Manelli. In questa ha avuto anche incarichi delicati in questo Ateneo e ammirato da tutti in questo. Si è occupato molto di museologia. Il suo interesse per i musei naturalistici nasceva da tanti aspetti. Nell'Ateneo Sapienza è stata direttore del Museo di Zoologia dal 76 al 2013, al pensionamento. Ha coordinato il gruppo di lavoro dei musei dell'Ateneo della Sapienza, una serie di commissioni. Aveva lavorato al consiglio dell'istituendo polo museale. Si era impegnato moltissimo alla realizzazione della nuova sede entomologica, la vedete qui, il Museo dell'Insetto, alla Sapienza, che nasceva dall'ex Istituto Nazionale di Entomologia. I suoi rapporti poi con musei italiani, penso al Museo di Verona, quello di Torino, quello di Genova soprattutto, sono stati importantissimi. La sua collezione, per sua volontà testamentaria, è ora al Museo Civico Giacomo Doria di Genova. Tra l'altro è stato membro del comitato editoriale della rivista Associazione Nazionale Musei Scientifici e ha collaborato all'organizzazione di convegni all'Accademia dei Lincei e all'Accademia delle Scienze, detta dei 40, su queste tematiche. Voglio anche il Museo Civico di Zoologia, la rinascita del Museo Civico di Zoologia Comunale nasce anche da questo, da un suo impegno fortissimo con l'allora Antonio Ruberti e l'allora Bernardo Rossi Doria, assessore al Comune di Roma. Nelle attività editoriali si è impegnato molto, anche in questo caso è stato soprattutto, ha cercato di migliorare giornali entomologici e naturalistici. Ha avuto l'incarico per tantissimi anni, è stato responsabile di Fragmenta Entomologica, del Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia, dei rendiconti dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei 40. Un altro importante incarico è stato il fatto dal 1984 ha partecipato al Comitato Scientifico della Fauna d'Italia su nomina dell'Accademia Nazionale d'Italia di Entomologia e dal 2000 al 2014 è stato presidente del Comitato che è riuscito a portare a termine la pubblicazione in tanti volumi della collana La Fauna d'Italia, che sta continuando e di cui parliamo in ogni riunione dell'Accademia. Un'altra cosa che lo ha caratterizzato è stato il fatto di progettare e sviluppare moltissime spedizioni di ricerca faunistica sul campo. Questo era un tema a cui teneva moltissimo. Ha organizzato ricerche da tutte le parti, veramente possiamo dire da tutte le parti. All'inizio nell'ambito mediterraneo, qui ci vedete in una spedizione in Egeo, in Turchia tantissime volte, mitiche raccolte negli anni 80 per esempio, questa sempre nell'82, in Anatolia e qui sempre in Turchia, varie zone della Turchia con alcuni giovani di noi o anche in Marocco in più occasioni. Una bellissima spedizione in Somalia, ad esempio, questa spedizione in Somalia sulle tracce delle spedizioni naturalistiche italiane in Africa orientale, qui con nella zona oggi inavvicinabili del nord della Somalia e anche qui vicino sulla Webish Beli alla ricerca di soprattutto di carabidi. Ha anche coordinato numerosi progetti di ricerca del MUST, del Fondi 40%, del CNR, adesso non ve li sto a elencare, li vedrete nel rendiconto finale. Allo stesso modo bisogna ricordare Augusto come membro
e di numerosissime società scientifiche di carattere zoologico, naturalistico, biospeleologico. Dall'86 diviene membro dell'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, nel 93 diviene socio accademico ordinario. Dal 96 al 212 presidente della società, al 2012 presidente della Società Entomologica Italiana, di cui era socio da tanti anni. Qui lo vediamo al congresso di Genova con i colleghi siciliani e anche ecco un'altra immagine sempre a Genova, con la lentina che tirava sempre fuori in ogni occasione, e poi dal 64 è socio all'Associazione Romana di Entomologia, di cui sarà consigliere, presidente, direttore responsabile dall'80 al 2019, nella Società di Biogeografia dal 65, e lo ricordo anche a livello di entomologia internazionale, nel 96 è segretario generale del 20° congresso di entomologia di Firenze, dove tanti di noi si sono conosciuti, ed è stato anche eletto member of the Council of International Congress of Entomology. Dal 2003 è socio nazionale dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei 40, uno dei pochi zoologi in questo consesso scientifico, di cui venne responsabile dei rendiconti fra il 2009 e il 2019. Sin dall'inizio appunto della sua carriera partecipa a congressi internazionali, ricordo quello di Vancouver e quello di Shanghai, per esempio, di entomologia, anche ha organizzato congressi nazionali di entomologia a Roma, anche di zoologia a Roma, di biogeografia a Roma. La sua produzione scientifica è amplissima, noi abbiamo raccolto una lista di 418 prodotti scientifici di varia tipologia che adesso cercherò minimamente di indirizzare. Prima di tutto voglio ricordare tre grosse monografie nei campi di suo interesse, i carabidi della biospeleologia. Il volume della fauna d'Italia dei carabine paussine con Casale e Sturani, la fauna cavernicola delle Alpi Liguri con me, la checklist della fauna d'Italia dei coleotteri carabidi. E poi è stato coeditor di volumi di simposi internazionali sui carabidi nel 98, nel 2000, e del volume già citato dei mammiferi nel 2003. Oltre ad aver curato la ristampa e l'iconografia della fauna italica e Carlo Luciano Bonaparte insieme a Sandro Minelli per il Comitato Fauna Italia. La sua suddividendo nei campi di ricerca di Augusto la sua produzione, per esempio iniziando agli anfibodi, una ventina di pubblicazioni, in parte in collaborazione con Sandro Ruffo. Ricordo solo la descrizione del genere il Vanella dell'Isola d'Elba, altri generi nuovi anatolici come Gammaropisa e Parazia, nuove specie di vari generi, Nifargus, Bogidiella, Ingolfiella, di acque sotterranee del Mediterraneo, ma non solo, anche della Turchia e del Messico. Sui dermatri, 25 pubblicazioni, soprattutto con aggiornamenti faunistici, ma anche descrizioni di taxa nuova africani, turchi, dell'Ecuador. Voleva fare la fauna d'Italia dei dermatri, ma poi la malattia lo ha iniziato a colpire e questo suo progetto si è fermato da parte sua. Per quanto riguarda i coleotteri carabidi, all'incirca 170 lavori su questo gruppo, che spaziano veramente in tanti campi, biologia, faunistica, tassonomia, checklist. Lui amava moltissimo i gruppi sotterranei, trechini di Sfodrini, ammirava René Janel e seguiva le sue tracce. Augusto era così, a volte non pubblicava le cose che scopriva. Io ricorderò sempre delle scoperte che facemmo, io ero ancora studente in Turchia nel 76, salire a 3000 metri su una montagna, troviamo delle cose nuove, bellissime, che non ha mai descritto lui, ma hanno descritto altri, perché lui era contento già della scoperta e poi magari lasciava passare il tempo. Ogni volta era con grande entusiasmo che viveva la scoperta di nuoi taxa sotterranei. Questo è il Taurodeus bolognai, lo dico non per vanagloria, ma perché fu una spedizione bellissima in queste grotte in cui c'erano tombe ellenistiche dell'Anatolia. La festeggiammo subito, mi ricordo, in una locanda lì vicina a tutti quanti i biospeleologi presenti. Si occupò moltissimo dei trechini e del genere Duvalius, poi appunto ha descritto oltre Taurodeus altri generi, Doderotrecus, Lissinodites delle Alpi orientali, questi mitici gruppi specializzatissimi, generi sotterranei della Cina, del Messico, Mexanillus, Chiapadites, Maiaphenops. Interessantissima e stimolante l'interpretazione biogeografica che fece la revisione del genere Aptinus,
con Achille Casale, e certi studi su anellini sotterranei e revisioni di bembidini ripicoli più recenti. Un'altra passione era quella per i paussini, un gruppo a questa sottofamiglia di carabidi, che prima veniva erroneamente interpretata, ha attivato e stimolato la ricerca con un altro suo allievo della nuova generazione, Andrea Di Giulio, in cui ha pubblicato un importantissimo lavoro nel 2003 su Systematic Entomology, in cui mettono in luce le relazioni filogenetiche di questo gruppo, e anche ad esempio nel 2007 un bellissimo lavoro sulla morfologia popale, che allora era praticamente ignota. Ha studiato carabidi veramente di tutto il mondo, pubblicando tantissimi taxa nuove e revisioni. La sua poliedricità nello studio dei carabidi è denotata anche dalle interessanti sintesi sinecologiche su comunità di questi artropodi in ambienti forestali, ma anche pascolivi di paesaggio mediterraneo. Per concludere, volevo anche ricordare i lavori sulla mimicry fra cicindelini e grafipterini. Questa cosa nacque in Somalia durante quella spedizione, osservare questi animali vicini e studiarne questo processo di mimetismo. O ancora le associazioni fra le larve foretiche degli animali che studio io, i meloidi, del genere Cenolitta con dei carabidi. Anche questa nasce in Somalia durante la spedizione di intuizione di questo lavoro che facemmo insieme. O ancora le parassitosi di funghi, la bulbeniale su trichini sotterranei. Uno spettro, vedete, veramente vasto. Per quanto riguarda la biogeografia, una cinquantina di contributi solo su questo tema, oltre a tutti quelli faunistici che abbiamo detto, soprattutto quei due lavori che ho ricordato prima, ma anche voglio rammentare un lavoro del 78 con Baroni Urbani e Ruffo, i materiali per una biogeografia italiana fondata su alcuni generi di coleotteri, carabidi, cicindelli e crisomeldi, che puntualizzava una regionalizzazione biogeografica nel mosaico faunistico del nostro paese su criteri numerici più oggettivi. Un altro contributo che voglio ricordare è quello di sintesi sul significato della fauna italiana, in questo volume curato dal Touring Club Italiano con Sandro Ruffo e un altro ancora nel 2005 con Fabio Stock, pubblicato poi e tradotto anche più lingue. E questo tema di ricerca nasce dalla tradizione biogeografica italiana, ma lui appunto ha saputo metterci una novità anche, poi avere una capacità di sintesi e di divulgazione del problema biogeografico. In campo biospeleologico, 11 pubblicazioni, oltre alla già citata monografia sulla fauna cavernicola delle Alpi Liguri, e cui seguirà anche una rassegna sulla fauna cavernicola delle Alpi Occidentali. Ricordiamo anche capitoli tre capitoli sull'enciclopedia biospeleologica relativa soprattutto ai carabidi. In campo dell'ecologia animale, 22 contributi ha pubblicato, molti sono indirizzati a problematiche anche di conservazione. Voglio ricordare ad esempio il capitolo sui volumi della serie Conservazione Habitat Invertebrati dedicati ai carabidi, o ancora un volume I coleotteri carabidi per la valutazione ambientale e la conservazione della biodiversità, cioè passare dalla ricerca di base a quella applicata alla conservazione. In campo della museologia scientifica, una ventina di pubblicazioni, ha pubblicato diversi lavori sul ruolo dei musei nella ricerca ambientale e idee per un museo della scienza. Mi ricordo quando si occupava dell'idea di fare il Museo Nazionale a Roma della scienza, che non è mai visto soluzione. Per quanto riguarda i vertebrati, 6 lavori sugli uccelli, mi ricordo studi etologici sul gruccione, volumi quello che abbiamo visto della collana dei mammiferi, ma ad esempio un volumetto divulgativo, Il mondo dei mammiferi, edito da Mondadori, che ha avuto tantissime traduzioni in tutto il mondo e tantissime ristampe. Altri 50 lavori sono di varia natura, questa a denotare l'ampia cultura naturalistica e conservazionistica di Augusto, la sua grande curiosità zoologica. Ricordo ad esempio un lavoro sui Boreus, un genere di micotteri, un bellissimo gruppo di animali, recensioni di naturalisti, sintesi della storia dell'entomologia, ma anche mi fa piacere ricordare un volumetto del 2000, La fauna d'Oc, cioè la fauna dell'Occitania, in cui faceva della divulgazione
sulla sua amata terra occitana, in cui con una divulgazione con foto bellissime che lui spesso faceva. A conclusione di questa sintesi ci piace ricordare Augusto anche come naturalista con programmi naif ed autoironici di esplorazione in solitario. Quando era giovane ci raccontava spesso una sua fantasia di partire prima o poi per l'Anatolia a caccia di carabidi con una motrice di un camion dotata solo di una coccetta per dormire e pochi altri conforti. Era un vecchio naturalista che guardava con malcelato sospetto alcuni di noi affacciarsi anche su campi da lui non molto amati, quella biologia molecolare e la bioinformatica. E non ultimo anche un padre brontolone che ogni tanto ci rimproverava per le nostre vite giovanili più movimentate di quanto lui sembrasse lecito. Qui lo vediamo col suo adorato cane Chan a Sambuco, per l'appunto, e ancora una foto negli ultimi anni sul Terminillo. E voglio anche mostrarlo questa foto successiva di come l'hanno ricordato al convegno internazionale di carabidologi nel settembre 2019. Insomma, Augusto è stato un uomo e un docente con grande personalità, autorevole ma non autoritario, con i suoi alti e bassi di umore, con i suoi pregi e i suoi difetti, che sempre coinvolgeva quelli che gli erano accanto e noi tra loro, non solo nel lavoro, nella professionalità, ma anche nel quotidiano, nei suoi dubbi, nelle sue ansie, nelle sue incertezze, tanto quanto nei suoi entusiasmi e nella sua gioia. Qui lo vedete in una delle ultime foto nel 17 con Giuliana. Quelle sue manifestazioni forse erano un suo modo di farci sentire la sua presenza, forse erano un suo modo di renderci partecipi, di tenerci uniti a lui e di tenerci uniti tra noi, come è sempre stato, forse e forse non è un caso. E con questo saluto Augusto. Grazie Marco per questa... Sì, qui c'è un filmato stranissimo, non so se parte. Okay. Questo filmato è stato fatto sotto una tenda nel Karakorum in una spedizione nel 1989 dove lui suona lo scacciapensieri davanti a degli esterefatti, questo è Cavazzuti durante questa spedizione, che lo guardano, guardate questo bambino tibetano come lo guardano. Era così, Augusto era in questo modo qui. Va bene, scusami Francesco, finito. Figurati, no, scusami tu, e grazie per questa bellissima commemorazione che ha ripercorso in modo veramente toccante le fasi più importanti della vita accademica e non solo di Augusto, che è stato con noi per lunghi anni e ha condiviso con tanti di noi pezzi importanti della nostra esistenza. A lui il nostro ringraziamento. E do adesso la parola alla signora Giuliana, che potrà darci un saluto. Chiedo a Marina di sbloccare la videocamera e alla signora Giuliana di attivare il microfono per poter parlare. Buonasera a tutti, sono Giuliana Vignetaglianti e desidero ringraziare. Desidero ringraziare anche a nome dei miei figli, il presidente, gli amici, i colleghi accademici che hanno sempre dimostrato affetto e stima ad Augusto e che oggi sono qui a ricordarlo. In particolare rivolgo un ringraziamento sentito e affettuoso a Marco per il bellissimo intervento che abbiamo appena ascoltato. Grazie Marco per le tue parole, a tratti commosse e commoventi, che rinforza ancora di più il legame profondo, sempre sincero e costruttivo nel lavoro e nella vita tra maestro e allievi. E includo anche Paolo, Marzio e Maurizio, i figliolini, come ad Augusto piaceva chiamarvi, e quando diceva questa parola sorrideva sempre. Ora sta a voi continuare a seguire le sue orme e mantenere così vivo il suo ricordo.
Grazie ancora a tutti, buon proseguimento e buon lavoro. Scusate l'emozione inevitabile. Ciao Marco. Ciao, grazie. Ciao, Giuliana, ciao Michela, grazie. Ciao Pietro se sta su YouTube. Grazie. Perché sta in Francia, Pietro. Sì, grazie per queste belle parole. Grazie adesso, a voi. Grazie a voi di tutto. Buonasera. Buonasera. Adesso, le commemorazioni sono sempre momenti molto toccanti perché ci consentono di ripercorrere importanti momenti della nostra vita. Il pensiero alle persone che non ci sono più è sempre un qualcosa non di formale, come non formale vuole essere il ricordo estemporaneo in questo momento di Marco Covassi, che purtroppo ci ha lasciato recentemente e a cui va il nostro pensiero in attesa di una giusta commemorazione che avrà luogo nelle prossime sedute dell'Accademia. Bene, passiamo adesso alla seconda parte di questa riunione congiunta fra Accademia e Società Entomologica Italiana e come parte dell'Assemblea dei Soci cominciamo con una relazione da parte di Alberto Ballerio. Il titolo della relazione è La tutela della biodiversità tra mito e realtà, il futuro dell'entomologia professionale e amatoriale.